Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui nuovamente con Christian che ci porta la sua deck profile di Shadow pure. Invoked in realtà. Invoked, mamma mia. Shadow è il mio mazzo preferito, infatti ce l'ho praticamente quasi tutto americano perché mi piaceva avercelo bello. E niente, ho messo anche il reparto Invoked perché mi sembrava per renderlo un pochino più forte, ma sto mazzo non è che sia proprio così tanto forte, non è meta. È più rogue, è winda fondamentalmente la parte forte del mazzo. Se tiri wind e l'avversario non c'è per contestarlo, bella, hai vinto te, altrimenti no. Allora, come mostri, giochiamo come mostri Shadow. Non dico gli effetti perché tanto ormai penso che Shadow lo conoscono tutti. Giochiamo 3 Wendy, 3 Squamata, 2 Bestia, 2 Riccio, Falco, Ariel e Drago. Questo è il ratio che più mi piace per gli Shadow, poiché giochiamo una versione a 50 carte perché gioco Desire in questo mazzo. A molti non piace, a me piace perché tanto io mi ci trovo molto molto bene con Desire, perché ti sbricca un pochino le mani, in più ti fa abitare Ashley magari che più che su Shadow Fusion. Il ratio io così mi sono sempre trovato bene, non ho mai giocato né di meno né di più. Falco, l'unica cosa che posso dire, è utile nei grind game, di conseguenza nonostante sia quello un pochino più scarso comunque lo giocherei. Due Bestie anche giocherei perché una è troppo poco. Se una la mandiamo per attivare l'effetto, magari perché abbiamo già fatto tutti gli altri Shadow nel turno, l'altra poi magari vogliamo settarla di Wendy, non ce l'abbiamo, di conseguenza due secondo me è il numero ottimale di Bestia e anche di Riccio. Come altri mostri, vabbè, Shadow Invoked, quindi giochiamo 3 Aleister. Non c'è bisogno che dico cosa fa, semplicemente aggiunge Invocation e ci va a fare la fusione degli Invoked. Poi giochiamo come target luce 2 Clown, 2 copie di cappello. Lui va a searchare l'altro e lui si speciala dal cimitero quando ci viene mandato, pagando 1000 life points. Altri mostri ci sono 2 Veiler e la entrap che mi piace dopo di Ash, è l'entrap che mi piace di più nel meta contro Trivi, ma comunque sia è un entrap light, essendo luce non cozza e quindi la gioco. Infine vabbè, 3 Ash forte contro tutto, poco da dire su Ash. Come magie ne gioco tantissime, gioco 3 Meltdown, carta fortissima, mette l'effetto di super poli praticamente a tutte le evocazioni per fusione, ovvero che l'avversario non può incatenare niente le evocazioni di fusioni, quindi veramente veramente forte. 2 Invocation, vabbè, il ratio è standard degli Invoked, 3 Aleister, 2 Invocation e 3 Meltdown, molto molto standard questa parte. Poi giochiamo il 3x di ciascuna delle spell per fondere Shadow, perché le vogliamo vedere, perché servono sia loro che gli Shadow, le vanno viste per forza, non si possono giocare a meno i ratio. Poi gioco 3 Desire, perché appunto uno può essere un bait di Ash piuttosto che su Shadow Fusion, ma soprattutto può aiutare a sbriccare la mano. Giocando a 50 carte è più basso il rischio di bandire l'unica carta che veramente non vogliamo bandire, ovvero Scisma. Come altre carte gioco 3 Cosmic Cyclone, perché boh, mi ci trovo bene comunque sia. Shadow soffre un pochino, mazzi che settano, quindi non so, cioè 3 Cosmic Cyclone e Drago mi fanno sentire a posto sinceramente. Vabbè, Called by the Grave, Foolish e Terraforming sono abbastanza standard, non penso sia molto da dire. Come trap ne giochiamo solo 2, Rash e Scisma. Non penso che qua ci sia niente da dire, Scisma è quella che genera veramente tanta value in late e che ci fa sfruttare al meglio il cimitero e ci fa evocare tutte quante le fusioni a nostra disposizione. Extra deck giochiamo 3 costrutto, nonostante i target light siano pochi, Construct è molto forte, tirare nel turno dell'oppo con Scisma bannando dal grave, perché ci va a mandare o Ariel o Drago e quindi genera interruzione. Ovviamente questa lo portiamo se abbiamo già evocato Winda nel nostro turno, caso contrario portiamo Winda, che è la carta che veramente vogliamo evocare con Scisma, poiché è quella che va a bloccare l'oppo facendogli evocare soltanto una... perché non lo sapesse, Winda fa specialare entrambi i giocatori una sola vocazione speciale per turno e quindi è molto forte, è una sorta di Vanity Emptiness. E infine Accallone, che è molto grossa perché con Meltdown nega effetto e lui non può rispondere. E inoltre quando viene mandato al cimitero tutti i Shadow, vabbè, risarciano uno, lei si lascia da mazzo essendo uno dalla mano. Queste qui sono le fusioni di Shadow che gioco. Come altre fusioni, quelle Invoked, gioco 2 Mechaba, Augodiesis e Purgatrio. Non credo Elysium, è un'esagerazione giocarla. Mechaba è la più forte, quella che andiamo a tirare più spesso. In late potremmo anche pensare di tirare Augodiesis volendo, ma queste qui sono le tre più forti. Purgatrio, se partiamo secondi, può addirittura pensare di farci tickappare molte volte. Come Link giochiamo Almirage e Sakura Gardener per il reparto Invoked fondamentalmente.
molto forte, perché a Leicester linkando in Almirage e Almirage linkando in Secur Gardener ci danno anche il target light per evocare costrutti e poi fare invocation per bandire sia a Leicester che Secur Gardener dal cimitero. Gioco Gravity Controller perché se parto male comunque sia insieme ad Apcalone messo nella zona extra mi fa aggiungere alla mano Scisma e quindi partire comunque almeno con Winda, e quindi comunque una carta che dà uno start perlomeno quello. Infine gioco Punto Pecora, che un po' non si vede in tutte le liste, perlomeno in quelle che ho visto io, di Shadow Invoked, perché molti non trovano spazio, io bene o male ho cattato un po' di roba, ma riesce a fare una combo molto forte, perché allora se non partiamo con gli Invoked non è che chiudiamo con una board chissà quanto grossa, perciò ho deciso di mettere Punto Pecora, perché porta una combo che ci fa mettere una Pullusa da 3 e Scisma, quindi Pullusa da 3 più Winda comunque genera una bella board bene o male, di conseguenza non è malaccio. E va bene ragazzi, il video finisce qua, spero come sempre vi sia piaciuto, vi ricordo come sempre che sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social per seguirmi ovunque, quindi ragazzi state mesi e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.